L'Enrica e la Piera abitavano vicine, ma si usmavano poco, come si diceva in quell'angolo del grande paese a forma di stivale dove si parlava in dialetto. E la sedia era la cadrega, le mele i pom, le fragole che incominciavano a mettere le prime foglie i magioster, con la A più aperta o più chiusa, a seconda della distanza dalla città con la Madunina, giù a Milano, là in cima al Don. La Piera e l'Enrica si incrociavano sempre alla messa delle 8:30 del mattino. E ci andavano tutti i giorni prima, quando si poteva uscire e non ascoltarla per radio, che adesso il virus, come lo chiamavano loro con la U iniziale, le aveva confinate in casa. I giovinot, come i loro nipotini, gliel'avevano detto: noi lavoriamo da casa con lo smartphone, che adesso si può fare tutto con quello. Perché non ne compri uno anche tu? Così ti tieni in contatto con il mondo. Te, ce l'hai lo smartphone? Aveva chiesto dalla finestra Enrica alla Piera, quando l'aveva vista alla sua di finestra, che la curava. Cioè, non è che curasse lei, semplicemente stava alla finestra da tempo a guardare fuori la strada, cercare se casomai passasse qualcuno per avere almeno una distrazione. Va, va, vien gir nisun, diceva tra sé delusa. Che se ci fosse stato qualcuno a passeggiare o a correre, ne sarebbe stata contrariata, di quella rabbia triste delle persone sole. Va lì, uè te, giovine! Non lo sai mica che bisogna stare in casa? Vacca tua, minga stai in giro a cur! Gli avrebbe detto. Ma almeno avrebbe avuto qualcosa di nuovo a cui pensare. Invece non c'era in giro nessuno. Per questo, quando aveva visto la Piera, non aveva resistito. Te, ce l'hai lo smartphone? Eh? Aveva risposto la Piera dalla finestra. Che non è che non l'avesse sentito o non avesse capito, è che la Piera rispondeva sempre "Eh?" a tutti la prima volta che le dicevano una cosa. Come la va? Diceva Enrica. Si tira avanti con la U di virus, appunto. Ciao, che vado dentro a metter sul bollito, aveva chiuso lì Enrica, come se avesse una squadra di calcio da sfamare, perché la solitudine finge sempre di essere impegnatissima. E la Piera aveva richiuso le tendine della finestra, che non la vedesse che era ancora lì, con un po' di parole rimaste in sospeso. Niente di che, solo qualche discorso vago, tanto per passare un po' il tempo. Enrica! La chiama, Enrica! Niente. Vuoi vedere che sta mettendo su davvero il bollito? Storna come una campana. Enrico! La chiama di nuovo. Che non ha lì niente sotto mano, ma se fosse giù in cortile, prenderebbe un paio di sassi da tirarle sulla finestra, come quella volta da bambina che l'aveva fatto per chiamare la sua povera mamma Maria, e invece si era affacciato alla finestra al Pambrusin, e quando era sceso l'aveva suonata ben bene che il papà Ambrogio aveva le mani grosse da contadino e non si faceva remore a usarle, perché le piante si indrizzano quando sono ancora giovani, diceva. E in effetti i giovani di quei tempi non erano mica cresciuti storti. Perché le venivano in mente adesso questi ricordi della giovinezza? Enrico! Sì, è! Berciò Enrica. Ma che bisogno una quei garotula per far l'ess? Le chiede. Che aveva conservato qualche carota ancora dal raccolto del suo piccolo orticello e nel bollito ci vogliono quelle buone, non quelle del supermercato. E guarda, se me ne dai una la prendo volentieri, e dice. Femisci! Lighi un sacchetto sul filo del bugà e te lo tiri di lì, va bene? Brava! Tra le loro finestre, infatti, era teso con una carrucola dai tempi della seconda guerra un filo consunto che ogni tanto usavano per stendere i canovacci. Ormai era molle e sfilacciato come le frange di una vecchia coperta, ma le mio, le tuo, tu cammi, tu cati, nessuna di loro si era mai sognata di metterci mano. E così era rimasto lì, utile adesso, che alla televisione dicevano che il paese era ancora in guerra. E loro, la guerra, l'avevano vista davvero. E avrebbero mandato volentieri a Dawei e Chap, questi qui in cravatta che parlavano di guerra adesso, che loro la fame lo sapevano davvero cos'era, e la paura, e la morte. A buon rendere l'ora, le dice l'Enrica, mentre riavvolge la carrucola e tira il sacchetto della sua parte. Ciao! Che vado anch'io a messo in quei cosi in fil fuc, strascica la Piera, stropicciandosi come suo solito le mani. E le finestre si chiudono, e sul filo rimangono lì le parole non dette. Ti va? Ti
Se quando è pronto ti mando di lì un pentolino con un po' di brodo e qualche aletta di gallina, le avrebbe voluto dire l'Enrica. Ma sei sicura che sto filo tiene? Avrebbe riso la Piera, scuotendolo per saggiarne la resistenza. Al massimo borla giù tutto in strada, avrebbe riso l'Enrica. Tanto non passa nessuno, che per legge non si può. E se passa qualcuno, pem! Una bella padellata di brodo caldo in testa e ciapala! Così ti impari a stare a ca' tua, che il governo te l'ha detto bello e chiaro. Ehi, ma saria proprio impeccata via all'es con quei bei garotuli in cibun. E glielo facciamo assaggiare anche a lui, al runner. Poi Enrica, salè un runner, parli in giargianese. Mentre dietro le finestre ognuna di loro cucinava la propria solitudine, le parole non dette si rincorrevano sul filo, avanti e indietro. Si mischiavano tra loro come vecchie amiche, abbracciandosi loro che potevano e picchiettando sui vetri ora dell'Enrica, ora della Piera. «Dammi chiamata? Mi hai chiamata?» dice la Piera aprendo la sua, proprio mentre l'Enrica si affaccia anche lei. E le parole non dette si infilano di corsa nelle loro cucine, si scambiano di posto. Annusano il profumo del brodo di pollo, danzano sopra le volute di fumo e riescono fuori a mischiarsi ai profumi di quella strana, strana, strana primavera. E io passavo sotto le loro finestre, in scarpette da corsa e maglietta giallo fluo, e appoggiato al muro per prendere fiato le sentivo ridere di sopra. Non capivo per filo e per segno ogni loro parola, che il dialetto lo so, ma il dialetto degli anziani è ancor più particolare. Ma le loro parole avevano una musica divertita, non pesante di solitudine, e nel vicolo un odore buonissimo di brodo e voglia di casa. È venerdì, 21 giugno 1630, e in una Milano devastata dalla peste, piove. Un passante rasente al muro, con un foglio in mano, come se scrivesse, striscia le dita sulla parete per pulirle dall'inchiostro. Affacciata alla finestra, Caterina Trocazzani, vedova di Alessandro Rosa, vede la scena e sospetta di lui. Un'altra vicina, Ottavia Persici, moglie di Giovanni Bono, le dà manforte e danno l'allarme. L'uomo si chiama Guglielmo Piazza, è un commissario della sanità e durante il suo giro di ispezione stava prendendo nota delle abitazioni già controllate, accostandosi al muro per ripararsi dalla pioggia battente. Scambiato per un untore, viene arrestato e, ignaro di tutto, interrogato coi metodi spicci di allora, viene rasato, purgato, torturato. Sfinito dai tormenti e confidando nell'impunità promessa ai delatori, fece il nome della prima persona che gli venne in mente, Gian Giacomo Mora, un barbiere che per arrotondare i guadagni vendeva sottobanco degli unguenti contro la peste preparati da lui. Fu arrestato e, stravolto dalle torture, confessò ciò che non aveva mai fatto, di aver fornito sostanze pestifere al Piazza per ungere i muri e le porte della città. Inizia così la storia della colonna infame. L'opera che nacque contemporaneamente alla stesura del Fermo e Lucia nel 1823 come excursus collegato al capitolo quinto del quarto tomo e pubblicata invece solo nel 1842 come appendice all'edizione definitiva dei Promessi Sposi. Ho voluto chiudere anch'io, con due donne alla finestra, questo mio breve viaggio di 10 novelle in compagnia dei lettori di Merate Online, Lecco Online e Casate Online. Ho cercato in questi racconti di mettere al servizio della fantasia e della pace le mie parole, in settimane in cui le parole dei mezzi di comunicazione sembrano uno stillicidio di male e la retorica degli slogan si svuota ogni morto che si aggiunge e ogni nuovo modello di autocertificazione. Andrà tutto bene un fico secco, direbbero le mie due donnine di sopra, che al posto degli arcobaleni delle bandiere italiane mettono alla finestra il profumo della loro vita concreta. Lo sanno loro. E ve lo dico anch'io, che è questa vita concreta che ci salverà.